Beh, l'ultima volta l'occasione fu proprio in quest'aula, quindi mi fa piacere tornare e vedere che c'è continuità, e quindi vuol dire che questo connubio, questo scambio culturale, se così si può chiamare, ma si deve chiamare così, è producente. Poi Palermo per me è sempre ricordare tante e troppe cose, quindi umane, sentimentali, professionali, tutto un misto, e per me è sempre un momento importante essere qua. Una partita che ha un epilogo, deve avere un epilogo per forza, quindi diciamo deve risolversi domani, è sempre delicata. E quindi l'Italia deve essere molto attenta, ma ha tutta la potenzialità per superare questo ostacolo e poi prepararsi con questa gara a quella successiva, che darà il passaporto per il Qatar. Per noi è fondamentale, la nostra nazionale vada ai mondiali, per il nostro movimento si è rappresentato ai mondiali, e quindi questi ragazzi hanno una responsabilità enorme addosso, bisogna aiutarli con un tifo caloroso, costante, come Palermo ha spesso assicurato. Il nostro calcio logora molto, a differenza di altri campionati, il nostro e brucia tantissima energia a livello mentale, perché da altre parti sì, si fatica, ma si fatica meno a livello mentale. Da noi la partita dura dal lunedì, dalla domenica al lunedì e dalla lunedì alla domenica, perché sappiamo come siamo abituati, analizziamo la partita ogni giorno, ci avviciniamo alla partita ogni giorno con più tensione, con più pressione, e quindi questo crea le difficoltà rispetto ai campionati europei, dove c'è molta intensità in campo, ma c'è molta serenità e tranquillità fuori dal campo. Questo è il nostro problema, uno dei nostri problemi, quindi speriamo che comunque questa tensione si possa trasformare in energia positiva, che i nostri ragazzi facciano bene e superano questo turno. Ma in lui c'è un grande entusiasmo e grande fiducia, però io faccio il professionista. Ho parlato con lui e mi ha esposto il suo programma, e io ho detto solo che in questo momento il Catania deve pensare intanto come squadra a finire bene il campionato, perché ha ancora possibilità di playoff, oggi gioca una partita importante, e con le persone che hanno finora lavorato per il Catania. Poi lui, Mancini, ha un'altra incombenza importante, quella di assicurare al Catania un futuro. Quindi voglio dire, superare tutte le difficoltà burocratiche, finanziarie e regolamentari che portano naturalmente a poter iscrivere il Catania al prossimo campionato, a superare le difficoltà che ci sono state quest'anno. Quindi lui è impegnato lì, allora ho detto vediamoci tra un mese, facciamo il punto della situazione e valuteremo se sarà possibile iniziare questa collaborazione in funzione di una concreta possibilità del Catania di fare un progetto per il futuro. Assolutamente sì, ma questo l'ha dichiarato anche lui, eventualmente sarà un discorso che parte da luglio, ma ripeto, il problema del Catania è il presente. Se Catania riuscirà a superare i problemi, se riuscirà a mettere a posto tutte le macchine, in questo senso è molto ottimista, però dobbiamo stare a vedere. Insomma, crede che abbia il potenziale? Non lo so, io ho chiesto un mese per rivederci, proprio per capire anche che tipo di situazione ci si muoverà.